Cari genitori, buongiorno. Siamo arrivati all'epilogo di questo anno scolastico davvero atipico. Nessuno di noi avrebbe mai potuto immaginare di doverci salutare in questo modo, per noi veramente insolito. Cosa dire? Sembra ieri quando nei primi giorni di settembre vi accoglievamo con tanta gioia al nido. Vi ricordate? Arrivavate carichi di mille ansie, dubbi, domande e infinite aspettative. Portavate in braccio o per mano il motivo del nostro incontro, i vostri figli. Sicuramente ricorderete i primi giorni dedicati all'inserimento, momenti importanti per creare relazioni, relazioni tutte fondate sulla fiducia, sul rispetto e sulla condivisione, con un solo unico obiettivo, il benessere dei nostri piccoli. I piccoli nel frattempo erano diventati i veri padroni incontrastati del nido. Avevano socializzato con noi educatori, con il personale e tra di loro, incuriositi dai nuovi contesti sia ambientali che emotivi, coinvolti nei giochi liberi e nelle svariate attività programmate e proposte con grande serenità. Insieme abbiamo avuto la possibilità di festeggiare non solo i compleanni dei piccoli, ma anche le varie ricorrenze come la festa dei nonni, il Santo Natale e il Carnevale. Abbiamo avuto modo di incontrarci con voi genitori per condividere i vari progetti e dare vita a dei laboratori che ci hanno visto lavorare insieme con grande armonia. Poi qualcosa è cambiato, il nido si è spogliato delle grida gioiose dei piccoli. Siamo stati costretti a rimanere a casa, ma grazie alle belle relazioni create abbiamo continuato a farci compagnia, a darci coraggio attraverso delle videochiamate, dei messaggi, delle telefonate. Abbiamo continuato attraverso la realizzazione di tutorial ad accompagnarvi in questi momenti difficili. Ora per tutti noi educatori è tempo di salutarvi. Per alcuni di voi sarà un arrivederci a settembre, per altri un grosso in bocca al lupo per un nuovo meraviglioso inizio alla scuola dell'infanzia. Cari genitori, carissimi bambini, a tutti voi va con grande affetto un grosso augurio di buona vita. Ma ora è tempo di vacanza. L'estate offre la possibilità di trascorrere dei momenti di relax per tutti. I bambini, ancor più degli adulti, sono stati sottoposti ad un enorme stress emotivo e fisico. Hanno visto improvvisamente cambiare regole a cui erano abituati prima del lockdown. Il mare, secondo il professore Farnetani, docente di pediatria, sarà la cura migliore per riprendersi dopo questo brutto periodo. Il mare fa la differenza, invita al gioco e dei suoi movimenti naturali all'aria aperta. Anche a 1 o 2 metri di distanza, la spiaggia rimarrà animata, contribuendo a creare importanti stimoli di comunicazione e condivisione. I bambini saranno in grado di trovare una soluzione per divertirsi, tuffandosi e nuotando nel mare, giocando con la sabbia, inventandosi insomma tanti giochi. Più rilassante sarà la montagna, dove lunghe passeggiate all'aria aperta consentiranno un approccio diretto con la natura e i suoi animali. Momento difficile un po' per tutti noi, penso che tutte noi educatrici della libellula vi siamo stati vicino, un po' con delle videochiamate, dei messaggi e anche con questi tutorial che abbiamo organizzato. Ora sappiamo bene che andiamo in vacanza e che staremo un poco senza non sentirci. E allora ci è sembrato opportuno di organizzare questo tutorial giusto per salutarvi. Io mi trovo qui in campagna con la mia amica Bianca, che avevo il piacere di presentare ai vostri piccoli. Bianca, saluta i bimbi! Ciao! Mi raccomando, cari genitori, trascorrete il più tempo possibile con i vostri piccoli, portandoli in campagna, al mare,
in modo tale che i vostri piccoli possano sperimentare il mondo che li circonda. E allora, io adesso vi voglio salutare a nome mio e di tutte le colleghe della Libellula, con l'augurio di rivederci a settembre e di poter iniziare un nuovo cammino insieme. Un abbraccio a tutti voi da parte di me e di Bianca. Ciao Bianca, salute i bimbi. Ciao ciao!